È la prova del potere, per così dire, oppure è la prova di una democrazia molto avanzata, come un po' lascia intendere Renzi? Beh, la descrizione che Renzi dà di questa sua voglia di essere l'uomo solo al comando è molto divertente, anche nella lettera che ha scritto stamattina alla stampa. Io trovo che sia una, non voglio dire una svolta autoritaria, però l'ennesima dimostrazione che Matteo Renzi ha un concetto molto bizzarro e personale di democrazia. Renzi era uno che un anno fa twittava sostenendo che non si poteva andare avanti cambiando la legge elettorale e la Costituzione a colpi di maggioranza perché loro erano diversi dagli altri. Adesso fa esattamente la stessa cosa che faceva Silvio Berlusconi e non solo Berlusconi, con la differenza che Berlusconi non arrivò a tanto perché non pose la fiducia nel 2005. Questo è qualcosa che ha a che fare per esempio con Scelba, è qualcosa che ha a che fare per esempio con Benito Mussolini sulla legge Acerbo, che peraltro somiglia abbastanza all'Italicum. Trovo che sia quello che è successo ieri, al di là delle implicazioni anche comiche, se vogliamo, perché quello che si è visto ieri per certi versi sembra quasi un film e dimostra anche, mi permetto di dire, l'inadeguatezza di Laura Boldrini come Presidente della Camera, bravissima persona, ma secondo me non adatta al ruolo. Al di là di queste implicazioni anche buffe, se vogliamo, a tutti questi filmati da YouTube, io un po' di preoccupazione ce l'ho, perché vedo proprio un Partito Democratico che è diventato un partito personale, è diventato un partito Renzi, e nonostante faccia ogni giorno cose che non avremmo mai accettato da altri governi, da altri Presidenti del Consiglio, non dico tutta, ma larga parte dell'informazione sembra accettarlo perché oggi è l'uomo del bene Matteo Renzi. E vogliamo dire che la questione di fiducia, l'istituto, questo istituto della forma di governo parlamentare che ha un suo regolamento, non in Costituzione, ma un suo regolamento, insomma, il regolamento interno no, no, non prevede, cioè non nasce per essere usata sempre o quasi sempre, quasi sistematicamente, insomma. È senza dubbio una forzatura con l'ulteriore aggravante del fatto che quando si cambia una legge elettorale esautorare il Parlamento è qualcosa di inaccettabile. Tenendo poi conto, io non mi stancherò mai di ripeterlo, che Matteo Renzi continua a dire è l'Italia che ce lo chiede. Ora, anzitutto io non ho mai visto al bar qualcuno che chiede ai politici di fare l'Italicum, non credo che sia il primo desiderio degli italiani, ma soprattutto quel Parlamento lì votato con una legge reputata poi incostituzionale. Non è stato votato perché agli italiani era stato promesso di fare questa legge elettorale. Al tempo, nel 2013, c'era Bersani. Nel programma del Partito Democratico non c'era minimamente né la riforma del Senato né l'Italicum. Quindi, paradossalmente, coloro che oggi contestano Renzi dentro il PD e che sono accusati di essere irrispettosi nei confronti degli elettori sono coloro che rispettano il mandato degli elettori. Parlo di Bersani, parlo di Cuperlo, parlo di Civati, che però prima o poi dovranno decidere cosa fare da grandi, perché se stai dentro un partito di cui ormai non condividi nulla, qualche problema c'è. Se io stessi nel Fatto Quotidiano, che magari dal direttore Padellaro, poi il direttore Travaglio, poi il direttore Gomez, improvvisamente arriva il direttore Belpietro, massimo rispetto per carità, Però però se io forse rimanessi lì qualcosa evidentemente non mi sarei accorto perché nel frattempo sarebbe cambiato tutto. sì. Cosa bisogna fare da grandi? Allora, si sta insieme trovando al momento un inimmaginabile punto di caduta, oppure a questo punto si va ognuno per la Ma il sua punto di strada? caduta secondo me non c'è. Se stai dentro il Partito Democratico accetti Ti quello che allinei, decide insomma, Renzi, ti esatto. allinei e infatti molti si sono allineati, anche coloro che fino al giorno prima erano bersaniani o cuperliani o dalemiani. Io credo che all'interno del dissenso del Partito Democratico ci siano tante sfumature, un po' 50 sfumature di No, aspetta, dissenso se voglio vogliamo. sentire. In particolare ce ne sono due. Ci sono alcuni che secondo me sono prossimi all'uscita. Penso a Fassina e penso a Civati, e magari sono quei parlamentari che sperano che prima o poi Landini faccia il grande passo, magari lo faccia Cofferati, e loro hanno questo desiderio di agglomerare quei tanti delusi orfani di sinistra che magari prima gravitavano attorno a sé, alla Rifondazione Comunista, al Partito dei Comunisti Italiani, a Tsipras, eccetera. Poi c'è un'altra parte di dissenso che secondo me ancora non è pronta per quel grande passo e forse non lo farà mai. Penso a Bersani, penso a Cuperlo. Devo dire che in quel caso lì l'imbarazzo e il non riuscire a comprendere quello che stanno facendo credo che sarà molto grande da parte degli elettori, perché Bersani ieri ha detto delle cose molto dure, secondo me anche molto condivisibili, ma ripeto, se tu non ti senti più a casa in quel posto lì non ha più senso starci, perché l'idea di scalare dall'interno il Partito Democratico a me ha fatto sempre sorridere quando c'erano altri segretari di partito. Con Renzi non esiste proprio più perché è diventato un partito forte, autoritario, personalistico, efficace da un punto di vista elettorale, che però con la vecchia idea del PD non c'entra più nulla. Sente anche troppo, a parte la minoranza, insomma, interna, il dissenso interno, ma Renzi in questo momento storico sente troppo debole tutto ciò che è intorno, insomma, tutte le opposizioni, sia sì, al di là delle urla, insomma, i grisantemi che vengono gettati, ma sono tutti politicamente un po' No, deboli di io lo fronte farò a Renzi. sentire. Ecco.
Probabilmente sì, anche perché io non credo che Matteo Renzi abbia questa grande statura di statista indimenticabile, cioè non lo vedo come un nuovo De Gasperi, per usare un eufemismo. Ed è probabile che lui sfrutti da una parte una capacità mediatica innegabile, dall'altra parte la capacità di aver incarnato il bene, la speranza, l'ottimismo, il desiderio di cambiare il paese e di salvarlo. Probabilmente c'è anche la constatazione che tutti gli oppositori sono abbastanza deboli, di sicuro il centrodestra è al minimo storico, di sicuro Matteo Salvini è al massimo storico, ma non ha secondo me le credenziali per poter essere un Presidente del Consiglio, perché è molto forte ma anche molto divisivo. Noi rimaniamo comunque un paese sostanzialmente democristiano, quindi credo che Salvini possa essere un grande leader dell'opposizione ma non un Presidente del Consiglio, e la stessa cosa, anche se le idee sono opposte, riguarda il Movimento 5 Stelle, che rimane molto forte, più di quanto Renzi vorrebbe, perché comunque si parla del 20-22% e 6 mesi fa eravamo convinti più o meno tutti che 5 Stelle fossero finiti, però anche loro possono arrivare secondi, per usare un gergo calcistico, ma vincere la vedo improbabile. Si arriva a un punto oggettivamente di rottura e poi le dichiarazioni dopo poche ore sono: no, ma adesso troviamo un punto d'incontro, no? Questa è una storia che si sta ripetendo, un po' fuori tempo come i protagonisti del tuo nuovo romanzo, Andrea. Più o meno sì, anche se credo che i protagonisti del La vita romanzo... è un ballo fuori tempo, peraltro lo diciamo... seconda edizione in 3 giorni. Seconda edizione in 3 giorni, sì, sono molto stupito e felice perché è il mio primo romanzo e devo dire ci tengo tanto a questo libro, forse più degli altri perché c'è anche molto di me. Sì, è vero che i personaggi del libro sono fuori tempo, come dice il titolo, credo però che abbiano un po' più di coraggio rispetto al coraggio denotato da alcuni dissidenti del Partito Democratico. È la storia di alcuni personaggi di varie generazioni, un giornalista di provincia fallito di 45 anni che si chiama Stivi, che ha dimenticato i suoi sogni, suo nonno che ha 90 anni e che paradossalmente è il più vitale di tutti perché è un rivoluzionario in itinere, è uno che nell'ultimo giorno del libro, nella domenica, proverà a fare un gesto molto buffo, molto divertente, ma in qualche modo rivoluzionario, e grazie al suo coraggio trainerà tutti gli altri personaggi molto più giovani di lui. E poi c'è un ragazzo stagista, anche lui aspirante giornalista di 20-25 anni, che crede ancora nel valore, nella nobiltà di questo lavoro, che può essere straordinario, ma che si sente un po' solo perché gli ideali nella sua generazione, quella dei più giovani, non sono così forti, non sono così radicati. Poi guarda un po', c'è un Presidente del Consiglio un po' particolare, anche un Ministro, insomma. Sì, no? A me piaceva scrivere un libro che fosse una parodia, che fosse caricaturale, però che lo fosse, citando i maestri con cui non c'entro niente, intendiamoci, però che fosse un po' come certi libri di Calvino, e Calvino raccontava una realtà altra, una realtà inventata, che però in realtà era la realtà di quel presente, di quell'Italia. Si riflette su quel presente. Esatto, e io ho cercato di fare la stessa cosa, ho inventato un Presidente del Consiglio supponente, tronfio, arrogante, bruttino, caricaturale, protetto dai media, con aspirazioni dittatoriali, e un ministro delle riforme non particolarmente preparato e non troppo convincente da un punto di vista intellettuale. Nel libro si chiamano Baccarozzi e Bozzo, questi due protagonisti. Se poi qualcuno ci vedrà dei legami con la realtà, io non dirò di no e neanche di sì, sarà una scelta del lettore. Guarda, noi siamo il bene, no? Scandendo le sillabe, scandendo le sillabe, perché si deve dare il tempo per pensare alla frase successiva. Esatto. Senti, ma questo è il tuo primo romanzo, vero Andrea? È il mio primo romanzo, è un passo grande, sì, sono 40 anni che probabilmente lo volevo fare, perché era il mio grande sogno. Banalmente ero il bambino che a 8-10 anni diceva voglio fare lo scrittore, e adesso ci ho provato. Diverso da tutto ciò che tu hai scritto fino a questo momento, anche nell'approccio? Sì, diverso anche nell'approccio, e devo dire è stato molto divertente scriverlo, perché per la prima volta non avevo grandi problemi a mettere il nome giusto, la data giusta, c'era la libertà totale, e quindi l'idea di fare qualcosa di interamente narrativo, di interamente romanzesco, è qualcosa di bello perché hai davanti la libertà sconfinata, puoi scrivere tutto quello che vuoi, che è anche un rischio, però cioè, se ti viene bene o se c'hai un po' di ispirazione. Allora, la vita è un ballo fuori tempo, peraltro si ride, insomma si sorride, c'è una grande vena ironica, riflettendo, come abbiamo detto, però sui fatti. Era una delle cose che volevo di più, volevo divertire anzitutto il lettore, volevo non annoiarlo, e vedo che nelle recensioni che stanno uscendo le parole più gettonate sono ironico, divertente e amaro. Sono tre parole che mi fa molto piacere, sì, sono tre parole che mi somigliano e che somigliano al libro. Allora, questa è la copertina del libro Andrea Scanzi, La vita è un ballo fuori tempo. Andrea, grazie di essere stato con noi. In bocca al lupo, leggeremo il tuo libro e poi ne parleremo. Grazie. Grazie.